Seconda giornata del campionato di calcio a 5, la Serie D, il girone B della Lombardia. In questo girone di ritorno che si apre per l'Amor Sportiva questa sera nel match casalingo contro la Virtus Cermenate, il big match della giornata, quarta contro prima. Dicevamo, si apre oggi il girone di ritorno dell'Amor perché c'è una novità importante. Settimana scorsa l'Amor doveva giocare in trasferta contro la Vigor Milano, ma la formazione milanese si è ritirata e quindi l'Amor ha riposato e inizia oggi il suo girone di ritorno, mentre la Virtus Cermenate invece ha giocato regolarmente su questo campo giovedì scorso, superando 7-4 la JL Futsal. JL Futsal che ieri sera ha giocato in anticipo il suo match contro il Foppenico, secondo in classifica, e ha vinto 5-3, quindi vittoria importante e anche un po' a sorpresa con la sconfitta della seconda in classifica. Dicevamo poi delle altre partite che ci saranno in questa giornata e quindi si riducono nel numero tutte le partite, ovviamente questa sera, quelle restanti. Avremo il Larius 2006 che ospita la formazione dell'Enjoy Valtellina, poi il Calcio Nibbiono che invece ospita l'altra protagonista delle nostre telecronache, ovvero l'Aurora Desio, e infine ci sarà il match tra il Futsal Lazzate e la Polisportiva CGB. In questa giornata riposa l'Olgiate Aurora che tornerà in campo proprio contro la Virtus Cermenate nel prossimo turno, la terza giornata, sempre qui giovedì prossimo, mentre l'Amor Sportiva sarà di scena venerdì sul campo del Foppenico, quindi campo difficile contro una squadra che ha perso ieri sera e cercherà il riscatto, ma ovviamente vedremo come andrà questa sera prima di fare le valutazioni sulla prossima giornata. In classifica cambiano un po' di cose, ma non nella sostanza. La Vigor Milano non c'è più e quindi tutti i punti realizzati, conquistati contro la formazione milanese, sono stati decurtati, ma avevano vinto tutte e quindi perdono tutte e tre punti. La Virtus Cermenate è sempre in testa con 28 punti, il Foppenico secondo a quota 25, l'Aurora Desio a quota 21 in quarta posizione, l'Amor che ha riposato e quindi ha una partita in meno è a quota 18, seguita a 17 da Futsal Lazzate e JL Futsal, 15 punti per l'Olgiate Aurora, 14 per il Calcio Nibbiono, a quota 11 c'è la Polisportiva CGB, 10 punti per l'Enjoy Valtellina e la nuova ultima in classifica è l'Arius 2006 con un punto. Tra i marcatori invece cambia sensibilmente la classifica, perché in testa c'è Ermal Bekiri della Virtus Cermenate con 29 reti, che ha superato e ha staccato Luca Mauri del Foppenico, che ora è a quota 22. Sono stati decurtati infatti i gol segnati contro la Vigor e Mauri ne aveva segnati 12 nella vittoria straripante del Foppenico proprio contro la formazione milanese. Poi a seguire ci sono Benanti della JL, Cesano della Polisportiva CGB a quota 15, mentre per l'Amor ricordiamo che il cannoniere principe fin qui è Giuseppe Mirante con 11 reti. Ultima annotazione, le due squadre che sono protagoniste questa sera si sono affrontate due volte nel corso della stagione, prima ovviamente la seconda giornata del girone d'andata, allora vinse 3-2 la Virtus Cermenate dopo un match combattutissimo, in Coppa l'abbiamo vista due settimane fa, rivincita dell'Amor che ha superato 4-2 la Virtus, risultato che ha qualificato entrambe per la fase eliminazione diretta, e ora c'è una sorta di bella, vedremo come andrà questa sera. Noi come di consueto attendiamo le formazioni che vi daremo poi all'ingresso dei protagonisti in campo. Mentre entrano in campo le formazioni, noi andiamo con i protagonisti, partendo dall'Amor Sportiva che schiera con il numero 1 Mattiello, con il 2 Marco Mirante, con il numero 5 Capitan Passaretta, con il 6 Galoppo, con il 7 Feti, con il 9 Rosada, Mangano con il 10, Proietto con l'11, Canzi secondo portiere con il 12, Caratti con il 13 e infine Rico con il 14, mentre la Virtus schiera con il numero 1 Matera, con il 10 Capitan Checola, con il 13 Ruffinengo, con il 5 Bottone, con il numero 4 Bekiri, l'11 Gicola, Vella con il 7, Beretta con il 14 e Mocchetti con il 12.
squadre che si sono schierate, che ora vanno a prendere possesso delle rispettive metà campo. Amor in tenuta completamente blu con inserti bianchi, mentre la Virtus in tenuta nera. Vedremo ora i quintetti di partenza. L'Amor parte con Mattiello, il numero uno tra i pali, poi ci sono Capitan Passaretta con il 5, Galoppo con il 6, Rosada con il 9, Proietto con l'11, mentre la Virtus parte con il numero 1 Matera tra i pali, con tanto il gioco che comincia. Abbiamo visto Bechiri con il numero 4 alla battuta, poi ci sono Beretta con il 14, Gicola con l'11 e Bottone con il numero 5. Prime fasi ovviamente di studio in questo avvio. Match, come detto, importante per entrambe. La Virtus gioca forse con un po' di leggerezza in più dopo la sconfitta del Foppenico. Potrebbe anche allungare in vetta e sa però di non rischiare più di tanto il temuto aggancio da parte della seconda in classifica, mentre per l'Amor partita importantissima per cercare di ridurre le distanze, considerando anche la partita in meno che ha dopo il turno di riposo, e poi soprattutto per tenere sotto le squadre che inseguono a distanza ravvicinata, in particolare Futsal Lazzate JL Futsal. Intanto si riprende il gioco con Bottone, va sul vertice basso Gicola, ancora Bottone, poi Beretta. Grande giocata del numero 14, intervento di Mattiello. Bella giocata di Beretta, che è rientrato settimana scorsa dopo un periodo di assenza e dà una notevole iniezione di tecnica alla sua squadra, l'abbiamo visto nel primo pallone giocato. Tanto sembra che ci sia qualche problema con il pallone di gioco, vediamo, leggermente sgonfio, quindi si va a sostituire. Può riprendere con la Virtus, sempre in possesso palla Beretta, cerca Gicola, fermato. L'ultimo tocco è del numero 11 che chiedeva il fallo. Tutto regolare per il direttore di gara, che ricordiamo è il signor Emanuele Sacchi della sezione di Lecco. Tanto l'Amor che prova a far girare questo pallone, passa retta alla conclusione con il collo esterno, la palla che va larga sul fondo. Buona però la finta di Rosada, che aveva liberato il capitano. Tanto ancora la giocata di Beretta, poi Bechiri che salta tutti ma non trova la porta. Subito pericolosissimi i due giocatori di maggior peso della Virtus, Bomber, Bechiri vicino al gol, attenzione però Proietto, la conclusione è il leggero scavetto sotto quando proprio è andato a concludere, forse cercava tiro di punta per sorprendere il portiere avversario. La palla terminata alta sulla traversa, ancora Proietto, esce bene, poi Passaretta, il rimpallo favorisce Bechiri che prova ad andare centralmente, lo ferma Rosada, poi Galoppo, si accentra Galoppo, serve Rosada, la conclusione di prima intenzione e la respinta in corner. Subito grande intensità come nelle partite precedenti tra queste due squadre, che sono sempre trovate in grande equilibrio. La conclusione di Galoppo e c'è il tocco di Rosada, un rimpallo che lo favorisce, arriva il gol dell'1-0 per l'Amor.
sulla conclusione di Galoppo. La palla è rimasta lì e quando siamo al quarto minuto Amor in vantaggio 1-0 dopo un avvio che aveva visto pericolosamente la Virtus ma in proiezione offensiva, ma poi l'Amor ha risposto e ha trovato il gol dell'immediato vantaggio. Ancora la Virtus che ora cerca la risposta nella metà campo avversaria. Gicola, Bechiri ancora per il numero 11 che si trascina il pallone in fallo laterale. Può ripartire l'Amor, passaretta, esce bene dal pressing avversario, serve Galoppo, ancora passaretta, la conclusione, la respinta dell'estremo difensore avversario, uscita molto bene l'Amor dal pressing, un po' lunga la Virtus in questa occasione, anche in altre due occasioni in questo avvio. Attenzione però alla ripartenza di Beretta, si ferma, poi arriva Rosada, lo ferma a sua volta, può far ripartire in contropiede l'Amor, il pallone per Proietto, la conclusione e la respinta, anzi la deviazione in corner di Matera che salva i suoi, poi dal corner battuto non al meglio può partire Bechiri, la conclusione questa volta dalla parte opposta e c'è l'intervento di Mattiello. Ritmi altissimi in questo avvio di gara, squadre che stanno giocando a viso aperto e punteggio già sbloccato in una partita che almeno per questo avvio conferma quella che era l'idea del prepartito, ovvero che avremmo assistito a un grandissimo spettacolo come accaduto nelle due occasioni precedenti. Tanto riparte Proietto, poi passaretta, serve Galoppo, c'è Rosada, di nuovo Galoppo, lo scavetto sotto, cercava una soluzione difficile per il compagno, comunque ancora l'Amor, va Galoppo, prova il tiro, poi Proietto e c'è la respinta di Gicola. Si fa sentire sempre pericolosamente l'Amor quando riparte, deve fare attenzione alla Virtus che sta cercando di riequilibrare il risultato. Recupera palla Gicola, poi Bechiri fermato da Galoppo, la conclusione e c'è l'ottimo intervento di Matera, sollecitato a più riprese in questo avvio il portiere della formazione ospite. Poi Beretta, dribbling quasi riuscito, sempre con eleganza Beretta che stavolta torna sui suoi passi. Bottone prova a sprigionare la potenza, il numero 5 fermato in fallo laterale. Si può ripartire con la rimessa battuta da Beretta che cerca Bechiri, interviene Mattiello, evita il corner, può rilanciare i suoi. Lunghissimo verso Rosada, il controllo in bello stile, poi lo fermano in due. Riparte, anzi non riesce a ripartire Beretta, palla troppo lunga per lui. Gran giocata dall'altra parte di Rosada che poi non è riuscito a liberare il tiro. Ha comunque impegnato due avversari nel recupero palla. Eccolo ancora Rosada, cerca passaretta, non lo trova, ma c'è la rimessa in gioco in favore dell'Amor. Intanto è entrato in campo Fetti con il numero 7, proprio lui che serve Galoppo, la conclusione è la palla che termina non di molto a lato della porta difesa da Matera. Intanto se ne sta per andare il nono minuto di gioco nel corso del primo tempo, 1-0 il punteggio in favore dell'Amor grazie al gol di Rosada al quarto, e qui rischia grosso l'Amor. Palla perfetta di Beretta per Bechiri che non ha trovato però la porta. Salva l'Amor che può ripartire con Feti, poi Rosada, il bel pallone per Galoppo,
e la conclusione del numero 6 deviata in corner, calcio d'angolo in favore dell'Amor con Feti che è pronto alla battuta. Altra respinta questa volta in fallo laterale. Di nuovo Feti, lungo verso Passaretta, fermato, però c'è Rosada, la conclusione e il pallone termina in fallo laterale. È andata vicinissima questa palla a percorrere la linea di fondo. E ci prova Rosada, dotato di un grandissimo tiro. Ancora lui a recuperare il pallone, tutto solo, comunque si libera, la conclusione ancora una volta e la palla termina sul fondo. Pericolo costante, Rosada per la difesa avversaria. Tanto la Virtus riparte con Bottone, poi Beretta, ancora Bottone. Prova a liberarsi, poi scarica di nuovo per Beretta. Cicola centralmente, cerca Becchiri, l'anticipo di Passaretta. Può ripartire Galoppo, preferisce andare dietro da Feti. Centralmente Rosada, liberissimo Passaretta. La conclusione ribattuta in uscita bassa da Matera. Dall'altra parte Becchiri. Pallone per Beretta, arriva Bottone che può andare a conclusione sul contrasto con Passaretta che non riesce a togliergli palla. E arriva l'1-1 siglato da Bottone nel più classico dei gol mancato, gol subito. Vicinissima al gol Lamor con Passaretta e poi sul capovolgimento di fronte è arrivato il pareggio di Bottone. Momento importante, si è passati da un possibile 2-0 all'1-1. Tanto entra Enrico nell'Amor con il 14. Fermato Galoppo, va a Beretta, la conclusione ribattuta da Mattiello. Può ripartire l'Amor, tutto solo Enrico. Fa salire i compagni, saggiamente. Galoppo, fermato. Continuano a mantenere un grandissimo ritmo le due squadre in questo primo tempo. Partita spettacolare che fin qui si ferma sull'1-1, ma immaginiamo arriveranno altre reti. Attenzione a Galoppo, a conclusione ribattuta e poi si trova tra le mani Matera il pallone, rilancia i suoi. Beretta in due su di lui, ma arriva comunque il pallone ancora dalle parti di Beretta che preferisce ripartire da Bottone. Gicola, ancora nessun cambio per la Virtus che preferisce mantenere il quintetto dell'avvio di gara. Tanto Enrico, fermato da Bottone. Attenzione a Becchiri, si accentra, poi serve Gicola, conclusione ribattuta da Mattiello. E ora la Virtus prova a ribaltare la situazione, però attento Mattiello sul tiro di Gicola, poi da Bottone a Beretta. Al centro Becchiri riesce a controllare, va al tiro e c'è il tocco di Mattiello in corner. Sempre pericolosissimo Becchiri quando riesce a liberare il sinistro. E per un pelo non arriva il pallone di nuovo a Becchiri. Beretta lo aveva visto sul secondo palo. C'è stato un tocco però della difesa. Ora Bottone, conclusione a giro e termina sul fondo. Dalla parte opposta Enrico, anticipato ancora da Bottone. Poi con tutta calma Feti predica la calma ai compagni, anche per permettere a chi è in campo dall'inizio di rifiatare un po'. Passaretta, poi Galoppo, ancora Galoppo da Feti, di nuovo Feti, ancora a dialogare con Galoppo, va verso il centro, poi prova la conclusione, un po' a sorpresa, sembrava volesse dialogare con Enrico,
respinta, riparte la Virtus. Gicola, Beretta ancora per il numero 11 che non riesce a girarsi per andare al tiro. Palla termina sul fondo, ripreso il gioco da Lamor. Feti larga per Galoppo, ancora Feti, poi passaretta e c'è anticipo falloso di Bottone. Era partito Galoppo che chiedeva il vantaggio, ma c'è stato il fischio in netto anticipo sulla proiezione offensiva di Galoppo. Calcio di punizione con l'ingresso intanto di Marco Mirante con il numero 2 in campo. Anche Mirante che stava per essere raggiunto dal pallone, poi il tocco di Beretta lo mette fuori tempo. Beretta conquista anche la rimessa, ancora Beretta, Bechiri, attenzione a Bechiri sul fondo, e guadagna un corner. Sempre Bechiri alla battuta, Beretta va al dribbling, Murata la conclusione da Enrico, poi Gicola, ancora Beretta che questa volta non trova la misura nella conclusione. Tanto è passato il 15° minuto di gioco sull'1-1 con il numero 7 per la Virtus, in campo anche Vella. Prova Galoppo, fermato, ancora Galoppo, è ancora una ribattuta proprio del nuovo entrato Vella, fa ripartire Gicola, poi Beretta, centralmente Bechiri, lo ferma Mirante con l'ottima scelta di tempo, poi Enrico per Galoppo, ancora Mirante, Feti, Enrico che cercava di liberare il compagno, ora Gicola parte in contropiede, Bechiri, la conclusione e la respinta di Mattiello, ancora una respinta sul secondo tentativo di Bechiri, chiude la porta al giocatore avversario Mattiello con due ottimi interventi. Poi c'è Beretta che guadagna un corner, la deviazione di Galoppo. Tanto altri cambi, esce proprio Bechiri in campo con il numero 10, Capitan Checola per la Virtus. Tanto può ripartire Lamor, Galoppo, servizio per Enrico che si allunga un po' il pallone ma guadagna comunque una rimessa laterale. Arriva Feti per la battuta, c'è Marco Mirante, conclusione che è anche un passaggio, centralmente Enrico, poi ancora Mirante, tiro questa volta si alza sulla traversa, di nuovo la Virtus con Vella, servito Beretta che non trova la chiusura del triangolo ampio con Vella, di nuovo Lamor, da Mirante a Galoppo, di nuovo Mirante, poi Feti che non si intende questa volta con Galoppo, ora Virtus, Beretta fermato da Feti, serve Enrico, poi Galoppo per Mirante, ancora Galoppo, il rimpallo lo favorisce, poi Feti di nuovo verso Galoppo, palla che però termina in fallo laterale. Può ripartire la Virtus, Gicola, Beretta, ancora Beretta, alza il pallone per Checola, fermato da Mirante, e poi c'è il fallo laterale in favore della Virtus. Riparte Vella, poi Beretta, ancora per Vella, palla però imprecisa.
inizia forse a sentire un po' di stanchezza Beretta, che è in campo fin dall'inizio e come detto è rientrato solo settimana scorsa. Resta comunque in campo. Intanto di nuovo la Virtus, Gicola va verso il fondo e c'è il tocco falloso di Enrico. Il calcio di punizione in favore della Virtus. Sul pallone Beretta, attenzione alle soluzioni balistiche del numero 14 che sappiamo essere in grado di fare magie. Tiro ribattuto da Mattiello, che poi riesce anche a impossessarsi del pallone direttamente dalle parti di Rosada, che nel frattempo è tornato in campo con il numero 9. Troppo lungo però il pallone per lui, torna a dare peso all'attacco dell'Amor. Intanto Mirante anticipa Checola, poi spedisce in fallo laterale. Quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco di questo primo tempo sull'1-1, attenzione alla bella giocata di Checola, che però non riesce a superare Mattiello. Poi Mirante per Rosada, conclusione, grandissimo intervento di Matera che alza il pallone sulla traversa. Bella giocata di entrambi, con Rosada come al solito con grandissima potenza e Matera che però non si è fatto trovare impreparato. Poi galoppo, difficilissima questa conclusione, ci ha provato il numero 6 con l'Amor, che è tornata a farsi pericolosa nella metà campo avversaria. Ora però è la Virtus che risponde. Beretta centralmente, Checola, grande il dribbling ma Mattiello ferma tutto, poi il pallone resta lì, alla fine lo ritrova Mattiello che può far ripartire i suoi. Mirante subito prestato da Checola, esce bene l'Amor, Confetti, Rosada, il pallone sul secondo palo per galoppo e sull'uscita di Matera c'è un contrasto molto molto energico tra i due, ovviamente nessuna volontà di far male all'avversario, ma ha avuto la peggio galoppo. E abbiamo visto subito che questo poteva essere uno scontro che lasciava il segno. Entrambi sono arrivati con la gamba lunga e forse qualche problema al ginocchio per galoppo, che prova a rialzarsi. È andata bene, quanto vediamo, leggermente zoppicante galoppo. Si è sincerato subito delle condizioni dell'avversario Matera, per lui nessun problema. Tanto per sicurezza esce galoppo in campo, torna a Proietto con il numero 11. Tanto c'era stato un piccolo malinteso con la Virtus che aveva mandato il pallone fuori per far soccorrere galoppo, non se n'era accorto Feti. Tutto risolto però, sono state le pronte scuse di Feti. Tanto Proietto che va alla conclusione di prima intenzione e non trova la porta. Bella giocata in contropiede di Proietto, che è andato velocissimo. Pericolo scampato per la Virtus, che si rilancia nell'azione con Gicola. Poi Beretta fermato da Feti, c'è anche un tocco, fallo laterale in favore dell'Amor e c'è il time out che arriva quando siamo al 24esimo, 6 minuti al termine più eventuale recupero, probabilmente ci sarà un minuto di recupero con questo time out e anche il momento di pausa per lo scontro tra Matera e galoppo, che resta per il momento in panchina.
vedremo se potrà tornare in campo il numero 6 dell'Amor. E Proietto che si è subito messo in evidenza al suo rientro in campo con una bella azione in contropiede. È mancata la precisione nella conclusione. Tanto mentre va a finire il time out, vediamo che torna in campo per la Virtus Bechiri con il numero 4. C'è un cambio anche nell'Amor, con il numero 10 in campo Mangano al posto di Feti. Tanto Rosada, servito da Proietto, Mirante, ancora per Rosada che ora parte da dietro. Proietto per Mirante, tanto Rosada si va a riposizionare come vertice avanzato. Mangano cerca la palla di ritorno per Mirante, però non si trovano i due. E allora riparte la Virtus. Lo siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco in questo primo tempo, sempre 1-1 il punteggio. Partita che resta equilibrata con le squadre che cercano di superarsi, i portieri grandi protagonisti. Tanto Vella per Bechiri, ancora per Vella e lo chiudono in due. Ottimo ripiegamento difensivo della coppia Rosada-Proietto, che non ha concesso il tiro all'avversario. Magicola, poi Beretta cerca Bechiri ma trova l'intercetto di Mirante, poi Rosada. A conclusione c'è deviazione, se abbiamo visto bene c'è il corner in favore dell'Amor, il massimo possibile ottenuto da Rosada in quella posizione. Va Proietto, si fa vedere Mangano, riceve proprio lui, poi Proietto prova a sorprendere Matera, attento sul primo palo, poi Mirante, altra conclusione ribattuta, può ripartire Bechiri che va al tiro e alza troppo la traiettoria, stranamente impreciso in questa occasione Bechiri, che di solito non perdona. Se ne va questa occasionissima per la Virtus in contropiede. Riparte l'Amor col pallone verso Rosada, ben contenuto da Gicola. Ancora Gicola che avanza, Beretta fermato, sempre Beretta che batte il fallo laterale, poi esce l'Amor, va Proietto, si fa vedere Rosada, la conclusione stoppata da Gicola, poi Proietto non riesce ad andare al tiro e ferma con un chiaro fallo l'avversario che ripartiva. C'è anche l'ammonizione quando siamo al 28esimo, primo cartellino giallo della gara per Proietto. Ineccepibile la decisione, fallo tipico, fallo tattico, stava ripartendo la Virtus. Ebbene ha fatto Proietto a fermare l'avversario, attenzione Bechiri, gli toglie il tempo alla perfezione Mirante, ancora Virtus, Beretta va in bello stile, poi c'è l'intervento di Mirante, intanto terminato a terra Beretta, vediamo colpo involontario di Rosada, tutto ok per il numero 14, si può ripartire con Vella, poi Gicola, ora Vella, si accentra ma tutto facile per Mangano che può far partire i suoi contropiedi. Rosada va alla conclusione, la palla è deviata in corner. Ancora poco più di un minuto al 30esimo, con l'Amor che si riporta in avanti. Mangano, è il tiro che poteva anche diventare un assist, c'è stata una deviazione, palla termina in fallo laterale. Va Proietto, Rosada per Mangano,
ancora verso Proietto, era giusta l'idea, ma c'è l'intervento di Vella. Sempre Proietto per Rosada, il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e va a morire sul fondo. Altra grande intuizione di Rosada, che per un soffio non è risultata vincente. Ci riprova la Virtus, Cicola, si accentra la conclusione e l'ottimo intervento di Mattiello che nega il gol all'avversario. Poi Beretta, punta Proietto, tiro ribattuto, ancora Beretta, sporca la traiettoria del passaggio Rosada, ma sempre la Virtus con Gicola. Poi Vella ancora per Gicola, lo ferma Rosada e per poco non sorprende Mattiello, che si fa trovare pronto, però nell'allungo è caduto sull'anca destra, piccolo problema per l'estremo difensore dell'Amor. Quando siamo entrati nel primo minuto di recupero, nel corso del primo tempo, un po' di ghiaccio magico dovrebbe fare al caso di Mattiello. Botta dolorosa. Speriamo che non ci siano ripercussioni per il numero uno dell'Amor, autore di un grande intervento sul tocco del compagno. Tanto Bechiri, conclusione e palla in out, non l'ha toccata nessuno, quindi si riparte da Mattiello. Proietto va al dribbling, piccolo rischio, ma c'è Mirante e poi alza per Mangano, fermato. Intanto è tornato in campo Feti con il numero 7, che va a spedire in fallo laterale. Poi attenzione a Bechiri, fermato da Mangano, provvidenziale l'intervento, sembrava che si fosse liberato anche di Mattiello Bechiri, invece ottimo il tempismo di Mangano nella copertura. E poi c'è il fallo su Vella, calcio di punizione in favore della Virtus quando ci avviciniamo al 32esimo. Avanzano ancora gli ospiti in attesa del fischio del direttore di gara, provano comunque ad avanzare. Poi Proietto che recupera un buon pallone, serve Mangano, la conclusione del numero 10 che termina sul fondo. Altra occasione questa volta per l'Amor. Tanto si prosegue, pallone dalle parti di Bechiri che non trova la porta per un soffio. Botta e risposta praticamente fin dall'inizio di questa gara tra le due formazioni che se le stanno sportivamente dando di santa ragione. Attenzione al fallo, fallo di Mangano su Bechiri e c'è il tiro di rigore. Entrato in campo capitan Passaretta per dire al signor Sacchi che il fallo era avvenuto poco fuori area. Francamente non possiamo dirlo con certezza, era proprio sul limite. Direttore di gara fischia e va al gol Bechiri proprio quando finisce il primo tempo. La Virtus ribalta il punteggio dopo 3 minuti di recupero, arriva il gol che chiude il primo tempo, quindi Amor Sportiva 1 Virtus Cermenate 2.